A volte il livello di malattia negli anime è veramente troppo. Benvenuti su WatchMojo Italia. Oggi faremo una top 10 delle 10 scene più inquietanti degli anime. Vedremo scene il cui tasso di orrendezza raggiunge livelli veramente imbarazzanti e vi avverto, il contenuto è ovviamente di quel tipo da non far vedere ai bambini piccoli e ci sono spoiler. Ovviamente c'è un limite a tutto, perciò non includeremo quella scena di Tokyo Tribe 2. No! Numero 10. Povero Kaneki. Tokyo Ghoul. Ma povero Kaneki davvero, ma non gliene va bene una! Sai com'è? Già diventare un ibrido umano-ghoul non è che sia proprio il massimo. No! Facciamolo anche catturare da quel pazzo di Yamori, un ghoul che ha visto troppe volte la saga di Venerdì 13. Il matto inizia a torturare Kaneki con metodi standard, no? Tipo mettergli un millepiedi nell'orecchio o uccidergli innocenti di fronte. Dopo questo, sì, il danno ormai è fatto, però almeno possiamo dire che Kaneki trova la sua vendetta. Infatti, se lo mangia vivo. Numero 9. Tetsuo vede cose. Akira. Prigioniero Tetsuo, che già inizia a star male del suo, imbottito di non si sa che, inizia a vedere cose che non dovrebbe. Tipo giocattoli giganti e altre cose che o cercano di mangiarlo vivo o di affogarlo in un mare di latte. Al che Tetsuo riesce a uscire dal sogno allucinato solo dopo essersi tagliato un piede per davvero con un vetro. Akira è un calderone di schifezze varie prodotte da menti malate, ma questa vince. Numero 8. La chimera. Full Metal Alchemist. Daddy! There are people out here! Look! Nina, this is why I told you to keep the dog tied up. Qualunque serie preferiate, il destino crudele di Nina Tucker, crudele rimane. Nina e il suo cagnolone Alexander sono le involontarie vittime di suo padre, l'alchimista Intrecciavite, che deve creare un'altra chimera parlante per il suo esame di riconferma, e lo fa con sua figlia e il suo cane. Big Brother Ed. Perché qual è il segreto delle chimere parlanti? Servono persone per farle. We're the same. You're just like me. We're not. Oh, but yes we are. Nina viene poi per fortuna liberata con la morte dalla pietà di Scar, che si occupa anche di Paparino. Your passing will be in peace. Numero 7. Ricordi orrendi. Helsing Ultimate. It's not real! Seras Victoria ha avuto un'infanzia veramente atroce, ma atroce nel senso più atroce della parola. Costretta a confrontarsi con Zorin Blitz, Seras rivive quindi il peggior giorno della sua vita, visto che la nazi vampiraccia la intrappola in un'illusione. Oh, piggy, piggy, what's the matter? Come on, mate, squeal like a pig, why don't you? Si vede che da bambina vide i suoi genitori uccisi da dei criminali, perciò lei ne assaltò uno infilzandolo all'occhio con una forchetta. Per poi essere colpita anche lei e lasciata a vedere uno dei due fare una cosa orrenda col cadavere di sua madre, ma che cazzo! Let me toss one in the wifey first. F*** you on, she's dead. Still warm in it. Numero 6. La morte del cagnolino. Elf and Lead. Are you worried about me? I'm alright. I'm used to being alone. Allora, la morte non si augura a nessuno, ma in questo caso mi sentirei di fare un'eccezione per questi piccoli bastardi. I've never seen you this upset before. You must really like the dog. Lucy, una Declonius che se la deve vedere con una costante bullizzazione, si trova un amichetto, un cagnolino che chiama Wanta, che gli viene poi ucciso davanti agli occhi da questi... Anche la ragazzina si lascia un attimino andare e risolve la situazione a suo modo. So che è brutto da dire, ma ho goduto parecchio, devo essere sincero. You know who is inhuman? E non si uccidono i cuccioli. Numero 5. Ancora tortura. Kaiji, Ultimate Survivor. Yahari itaka. Kosodoro ga. Koitsu! Itsu no mani!
Keiji non sarà il più sveglio, ma certo che cavolo, nessuno si merita le brutalizzazioni che gli toccano. Nanda tomo kore. Dopo aver provato a liberare se stesso e altri dalla prigione finanziaria, si trova di fronte allo spietatissimo manager Ichiju, che è un diavolo, e inizia a torturare Keiji con un dispositivo che fa male solo a dirlo, si infila sotto le unghie. Non è certo la scena più gore della classifica, ma cavolo, quinto posto meritato, non si toccano le unghie. Miro, yoni mo mezurashi. Numero 4. Tutto caster. Fate Zero. Hiden no nao koko ni to. So wa. Nani mo no naru ya? Caster fa scappare dalla mamma solo a guardarlo. Quando poi scopriamo che genere di perversione della natura amante dell'omicidio sia, diventa piuttosto velocemente la cosa più inquietante della saga. Il tipetto crede che massacrare la gente sia un modo per contemplare la bellezza del creato. E lo vediamo, perché dopo essere stato evocato, decide di fare del suo meglio con un povero bambino che... Ma che... Oh! Numero 3, di nuovo torture, Igurashi no Naku Koro ni. Ancora con le unghie! What is this thing? Benvenuti in un villaggio maledetto in cui tutti quanti hanno perso la testa, ci si massacra giorno e notte, e cosa potrebbe andare storto in questo posto? Beh, il nostro premio per la cosa più orrenda va a questa particolare manifestazione di amore familiare per cui Shion è costretta da sua sorella a togliersi le unghie. Shion Sonozaki. To restore your standing in this family, please remove 3 of your fingernails. Non sono sicuro su cosa faccia più male della scena, se le unghie che vengono tolte o la gente che guarda e interviene o la voce da robot senza anima della sorella. Numero 2, il cavallo, Berserk. Kono uma ni dotte. Dame. Sapete, andiamo sul meno ovvio, evitando una scontatissima eclissi in cui gli apostoli fanno quello che fanno con la squadra dei falchi e Casca viene... Vabbè, andiamo con qualcosa della nuova serie. In particolare abbiamo un incontro molto inquietante tra la scassapalle Lady Farnese e il cavallo di Gatsu posseduto, che tenta quindi di violentare Farnese. Fortunatamente la scena non si azzarda a andare oltre, visto che il Gatsu ci dà giù di ammazza draghi con discreta ferocia. Numero 1. I coniglietti, Bloodsy. Sono o non sono delle creature adorabili? Beh... Uno degli antichi dalle fattezze conigliesche ha la conigliesca qualità di moltiplicarsi rapidamente, generando un esercito di conigli demoniaci che si mangiano un'intera città. La scena è una festa dell'orrido, kebab fatti di corpi umani, gente sbudellata, decapitazioni come se non ci fosse un domani e sangue ovunque. Un festival della morte che, ci scommetto, rimarrà nelle vostre menti per molto tempo. D'accordo con la lista? Quali altre scene negli anime vi hanno traumatizzato? Yabe! Aegigoi ni monita, kare no koe o kiiteru to. Per altre top 10 ogni settimana, iscrivetevi a Watch Mojo Italia.